far sentire la tua voce. Mi dispiace per i non protagonisti, potranno Esatto. immaginare la mia bella faccia. Esattamente. Casomai, se i nostri protagonisti hanno dei problemi a sentire e vedere gli altri, consiglio di fare refresh senza uscire dal gioco, fare refresh sulla propria faccia, così che magari Roll20 la smette di fare scherzetti e quindi tutti possono vedere e sentire tutti. Ma in ogni caso non vi preoccupate perché ci sono io di mezzo. Ok, allora inizio a spiegare brevemente come funziona la nostra nuova veste grafica. La nostra veste grafica funziona in questo modo. In alto a destra, come potete vedere, i messaggi che state scrivendo appaiono visibilmente. Quindi nel momento in cui voi andate ad interagire con la storia, appariranno i vostri messaggi nella nostra chat. Quando ci sposteremo di una scena all'altra, quindi nelle scene gioco e nelle scene bivio, che saranno le scene in cui voi potrete finalmente interagire. Allora, in quel caso, voi vedrete gli input che potrete mettere voi all'interno della chat. Vi spiego brevemente come funziona. Io andrò a scrivere all'interno della nostra chat un messaggio con, ad esempio, inizio votazione con un pallino verde. Questo vi permetterà di iniziare a votare. Quindi generalmente il messaggio è aiuta è il nome del personaggio, oppure ostacola è il nome del personaggio, e voi lo vedrete in alto a destra che cosa può essere utilizzato, qual è l'input che può essere utilizzato. Vi verrà dato generalmente un tempo di 1 minuto, 1 minuto e mezzo per poter interagire. Poi, invece, al termine di questo tempo, verrà inserito un altro messaggio con fine voti e il messaggio rosso, che praticamente bloccherà la votazione. Cos'altro dire? Cosa importante fondamentale per Sephiroth il gioco? Nella parte centrale voi adesso vedete la plancia in cui si muovono i nostri protagonisti, Capitano Conte, Contadino e Masino, con le loro rispettive pedine, e si muoveranno all'interno dello spazio. E potrete vedere anche sulla destra la nostra bacheca degli indizi. Infatti, questa storia è una storia di investigativa, quindi il nostro buon Masino, il nostro detective, dovrà scoprire chi c'è nascosto dietro a dei furti che avvengono a Poca Paglia. Qual è il mistero di Poca Paglia? In fondo a destra, infine, vedete la classifica, ovvero i punteggi che hanno i nostri personaggi. Ovviamente chi verrà premiato da voi e andrà nella storia e starà, diciamo, percorrendo la sua storia migliore, avrà un punteggio più alto e così via. Bene, io direi che, a parte questo, siamo abbastanza pronti. Spero che tutti quanti i giocatori mi sentano, mi pare di sì. Quindi direi di andare e partire con la scena narrativa 1. Quindi entra in gioco il contadino affaticato. Madonna, che fatica. Poca Paglia, il paese dove siamo nati, è così tanto in salita, in groppa a una collina così cattiva che mi sono dovuto inventare un modo per non far scivolare le uova delle galline a Bash, giù a valle. Ricordiamo poi che Poca Paglia è famoso paese, provincia di Frosinone. E chi ci mette un sacchetto tra il coscio e gallina, a così l'uovo, puff, e non casca più, eh? Come la mettete adesso voi altri che dite che noi poca pagliesi dormiamo in piedi dal mattino alla sera? Eh? Aspetta, com'è che faceva?
Entra in gioco Masino. E la, il vocale Masino non ti si sente. Tutti sanno che ha poca paglia. L'asino fischia e il suo padrone raglia. Esatto, i gaggiarit, quello ho detto. Lo dico, però lo dite solo perché noi poca paglia siamo gente tranquilla che non dà problemi a nessuno, ci facciamo i cavoli nostri. E non ci piace litigare neanche con nessuno, perché siamo gente tranquilla. Però ci trattate da scemo. Sì, sì, aspettate che torni Masina, poi vedete chi raglierà di più tra voi e noi. Scusatemi. Ed esce di gioco il contadino. E si va a scena 2. Nato sveglio e benvoluto, poca pagliesi, vi saluto. Più degli altri non son robusto, non ridete, non è giusto. Della forza non mi turbo, perché degli altri son più furbo. Per la mamma son piccino, ecco porta un gran catino. E per farmi bello e baldo, getta dentro il vino caldo, mi raccomando. Papà del gesto assai ispirato, un ferro ardente ci ha gettato. Ah! Oh! Un poco brucia, ma credetemi in fiducia, che col vino scaltra la mente, è come il ferro resistente. Dopo il bagno e le entelagne, dormo in scorze di castagne. Caro guscio verde amaro, crea l'acume assai più raro. Ed esce di gioco Masino. Si va a scena 3. Entra in gioco il conte, ha una lunga barba che ostenta con orgoglio. Entra in gioco il capitano, che non smette mai di accarezzarsi i baffi lucenti. Questa è una mattina, un dì, una giornata perfetta per la celebrazione della caccia, la secur, caro il mio capitano, non fosse per gli strattoni che insultano l'autorità della mia chioma d'aurora. Come? I miei capelli rosa, procediamo. Hai sentito della maschera micellina? I sempliciotti del paese raccontano che buoi e vacche di ritorno dal pascolo vengano rubati da uno spettro dal volto coperto. La maschera micillina ruba i buoi dalla cascina, guarda con l'occhio storto e ti stende come un morto. È sulla bocca di tutti, non si riesce a trovarne il colpevole. E se quel buffone di Masino non fosse partito per l'Africa, l'avrei già messo sotto chiave come primo sospettato. Conte, ormai è tramonto e conviene tornare a palazzo. E si va a scena 4. La scena 4 è una scena gioco, quindi c'è la possibilità per i nostri non protagonisti, come possono vedere è cambiata la nostra grafica, adesso parte la possibilità anche per loro di intervenire nella scena, non appena rivedranno il pallino verde. E poi noi nel frattempo andiamo al nucleo della nostra sfida, che è, ci spostiamo nella parte dei giochi più alla destra, è il nostro testa o croce. E il nostro conte ci dice prima con quale parte vince tra testa e croce. Ma con la testa, ovviamente. Con la testa, bene. Il nostro conte vince con la testa e poi fa tasto destro e può scegliere casuale e quindi tirare la monetina. Posso andare? Prego. Oui. Testa per il nostro conte, che è particolarmente fortunato quest'oggi. Andiamo a vedere anche se i nostri non protagonisti altrettanto vogliono
scegliere di aiutarlo oppure no all'interno della sfida. Allora, addirittura qualcuno vorrebbe ostacolarlo, anche se non è ancora il momento, però già ha dichiarato le sue intenzioni. Ecco, vado a chiudere la scena gioco e abbiamo un buon numero di aiuta, un ottimo numero di aiuta. Quindi andiamo subito a vedere per il nostro conte, che ha di fortuna 4 più 3 della vittoria, arriva ben a 10, quindi supera 7. E il conte quindi lascia cadere 2 oggetti nel bosco. Questo significa che questi oggetti si vanno ad aggiungere, grazie all'aiuto dei non protagonisti, si vanno ad aggiungere ai nostri indizi già presenti, che potrebbero aiutare o in qualche modo depistare le indagini di Masino. Noi ci spostiamo però a scena 5. Che è un'altra scena gioco, questa volta invece impegna la nostra, il nostro capitano. Il nostro capitano, che anche lui prima ci comunica se vuole in qualche modo vincere con testa o vincere con croce. No, direi testa come il mio conte. Testa, anche in questo caso, ovviamente di nuovo la possibilità ai non protagonisti di scegliere se aiutare, ma in questo caso possono essenzialmente ostacolare se ne hanno voglia. Quindi testa, io direi tasto destro, multilato, lato casuale. Croce, ai ai ai, il nostro capitano non è altrettanto fortunato, quindi di per sé avrebbe 5 più 3, 8. Di lotta, quindi in realtà avrebbe 7, che non è abbastanza per superare 7. Quindi vediamo i nostri non protagonisti se vogliono ostacolarlo oppure no, questo oscuro capitano oggi che non si fa vedere perché è timido. Andiamo a chiudere. A quanto pare soltanto un non protagonista è contro la coppia dei cattivoni, che si ostina a cercare di ostacolarli, ma non è abbastanza. Ciò nonostante il capitano non riesce a superare, quindi anche se hai i non protagonisti dalla tua, comunque non fai cadere ulteriori oggetti. Quindi escono di gioco conte e capitano e si va a scena 6. Entra in gioco il contadino. Come possono vedere i nostri non protagonisti adesso, sono aumentati i nostri indizi. Contadino. Mo, in stanotte, rimango sveglia tutta quanta notte per badare ste bestie. E vedete la maschera micellina s'azzarda a uscire dai cespugli e a disturbare i vac. Mi raccomando. Ok, e andiamo quindi al gioco della scena 6. Che chi sono mascherina, e in questo caso ci sono più opzioni per i nostri non protagonisti che possono scegliere se ostacolare ad aiutare il contadino, e il nostro contadino dovrà indovinare un personaggio che adesso andrò a comunicare agli altri protagonisti. Dovrebbe essere arrivato agli altri protagonisti chi è il personaggio misterioso. Nel frattempo lo vado a dire anche ai nostri non protagonisti e dico che
Il nostro contadino ha solo 10 domande a disposizione per riuscire ad indovinare chi è il personaggio. Dovrà fare delle domande a cui si può rispondere soltanto con sì o no. E poi dovrà indovinare chi è il personaggio. Quindi prego, nomina il protagonista a cui vuoi chiedere e fai pure le domande. Allora, iniziamo con la nostra Carla, il nostro conte. Dunque, il personaggio esiste? È un personaggio esistente? Mi sembra di no. Oh, no. Signorina Ambra, ovvero signorina Masina in questo caso, il mio personaggio è uomo? Beh, mi pare proprio di sì, eh. Non prendetevi troppa libertà, mi raccomando, le risposte sono sì o no, altrimenti diamo troppo. Sì. Ok, siamo a 8. E poi passiamo a you capitan Giulia. Dica. Quindi, non è non è un personaggio esistente, quindi sembra un personaggio di fantasia. È un uomo. È un animale? Sì. Siamo a 6? No. 7. 10, 9, 7. 7, 7. Direttore. Sì, prego. Allora, rifacciamo il giro. Carla, conte. Il personaggio fa parte di un cartone animato? No. Ambra, personaggio fa parte di un'opera letteraria? Sì. È un animale di sesso maschile. Giulia. È un cane? No. 4. Sì, sono severo. I non protagonisti me lo fanno notare, però purtroppo le regole del gioco. Prego. Posso chiedere, perché non mi ricordo se aveva risposto sì o no al fatto che fosse facesse parte di un'opera letteraria. Sì, la risposta era sì. Okay. Signor Conte, il personaggio fa parte dell'opera Alice nel Paese delle Meraviglie? No. Signorina Ambra, questo cane... No, non ho detto che è un cane. Sì, ho detto che è un cane. Sì. No, non è vero, non è un cane. Non mi ricordo. Stai chiedendo un po' di troppi aiuti, contadino. Insomma, bada alla tua memoria. Ma quello io che sono... ti ricordi. non è un cartone animato. È un animale... aiuta un personaggio, è un protagonista questo animale? Sì. Però non è un cartone animato, ma è di un'opera letteraria. Allora, Giulia. È di un'opera letteraria, ma non è un cartone animato. Nel frattempo, così, giusto per darti un po' di pressione, vorrei comunicarti che la maggioranza dei non protagonisti sceglie di ostacolarti. Quindi questo significa... questo significa che ti tolgono una domanda e quindi te ne rimane solo una da fare. Proprio posso dare anche la risposta dopo la domanda. Esatto, una domanda e poi potrai indovinare qual è.
È un protagonista, è un animale. È un elefante? No. Fine. Non fine. È papà. Non è papà. Io azzardo Rin Tin Tin. Ahimè, ahimè. Il personaggio non è Rin Tin Tin, ma il nostro personaggio è Dracula. È Dracula, è Dracula. È anche un animale, giustamente. Era una domanda un po' ambigua in questo caso. Sì, giustamente. È andata così, per i nostri non protagonisti era più facile poterlo immaginare, dato che lo sapevano. E il nostro contadino, quindi, ahimè, fallisce la sua prova. Anche perché lo hanno voluto ostacolare, dobbiamo dire la verità. A 6 come totale della sua lotta, non è maggiore di 6. E, ahimè, bisogna andare nella zona altrimenti, perché non ha superato. Quindi ha la possibilità, tra gli indizi che sono stati individuati, ha la possibilità di girare, cliccando il tasto destro, e poi girare uno di questi indizi, quello che più preferisce. Ok, il nostro contadino cerca nel bosco e trova un fiasco di vino vuoto. Il contadino infatti ha sentito un soffio provenire alle sue spalle, neanche il tempo di girarsi che cade a terra tramortito, sviene, si risveglia immediatamente. Ah, ma dove? Ce l'ha fatta un'altra volta, maledetta micellina! Adesso mi metterò a piagna a darmi pugni in testa finché non mi restituirai i miei buoi e i miei vac! O forse faccio prima a cercarti. Sì, molte scelte. Ok, e quindi andiamo adesso a scena 7. Va così che per mesi e mesi i contadini non osiamo neanche entrare nel bosco. A rubare negli altri paesi la maschera micelina mica ci va, no, resta soltanto da noi. E la sera non ci resta che accendere un faro nella piazza del paese e grattarci la testa e a lamentarci. Gratta e lamenta oggi, gratta e lamenta domani, qui da solo non si risolve niente. Andiamo dal conte a chiedere aiuto in cima, in Coppa di Upaese, aspettiamo il ritorno di... Oppure aspettiamo il ritorno di Masino? In Coppa di Upaese o il ritorno di Masino? Boh. Ed è un momento di scelta per i nostri non protagonisti. Il contadino vi chiede se effettivamente convenga di più andare dal conte o aspettare il ritorno di Masino. Anche se i contadini dalla chat ci dicono che bisognerebbe disquisire ancora se effettivamente Dracula sia un animale oppure no. Bisogna... Facciamo ricorso al TAR di poca paglia. Cercate vampiro sul dizionario. il nostro capitano non la manda a dire. E comunque chi l'ha detto che dovevamo rispondere nel modo giusto? Siamo in due squadre diverse, noi e il contadino, mi sembra. E questo è anche vero. Nel frattempo stanno votando i nostri non protagonisti. E a quanto pare il villaggio si sta esprimendo. Ah, addirittura il contadino sceglie di andarsene. Di abbandonare la postazione nel frattempo che si sceglie, ma no, sono molto bravi i non protagonisti, stanno scegliendo in massa di andare dal conte, vorrebbero andare dal conte assolutamente. Beh, prima di venire a casa mia poteva anche offrirmi una cena fuori. Ma vedremo. Ma rubate il bacca, non te porto fuori, in mezzo di gamba te posso portare. Un po' di ingegno, contadino, un po' di ingegno. E andiamo a chiudere i voti. Abbiamo unanimità per quanto riguarda
la scelta di appunto andare dal conte, quindi la scelta 1, questo garantisce un più 3 alla fortuna del nostro contadino. Il nostro contadino ha 6, più 3, 9, più 1, 10. Supera 9, quindi si andrà dal conte, si salirà su per la collina e questo consente al nostro Masino e al nostro contadino di agire d'anticipo e avere un punto entrambi in classifica. E andiamo a scena 8. Entrano in gioco il capitano e il conte. Adesso vi ricordo, insomma, di rispettare l'ordine dei turni. Quindi il primo ad andare sarà il contadino. Ah, Malkuth, pardon. Allora, il nostro conte mi può dire prima quale bonus vuole inserire all'interno di Malkuth. Più 5 al carisma, grazie. Quindi più 0, più 5, più 0. Bene, il nostro contadino può decidere che cosa fare. Contadino si muove invece di dire la sua battuta. Conte se la prende con calma, giustamente a casa sua. Contadino, sì. Bene, il contadino riesce a sostituire con successo il conte nella sua posizione, non dice ancora la sua battuta, quindi movimento anche per gli altri. Vuole che comunichi il mio bonus sul Malkuth? No, perché è valido soltanto per la prima persona che ci va, quindi va bene. Rimane quello. Perfetto, allora, toc toc, è permesso? Nessuno varca l'ingresso del palazzo del conte senza prima identificarsi. Sì, vabbè, anche meno. Vabbè, sono un contadino di poca paglia. Dobbiamo fare prima spostare un attimo il nostro conte. Ah, pardon. Come dicevo, sono un contadino di poca paglia, di un paese a basso qua sotto. Ah, vabbè. No, non bastavano mu. Scusate, ho sbagliato battuta. Il conte si sposta invece di dire la sua battuta. Quindi il contadino si deve per forza spostare. È un solo luogo dove può andare. No. Qui. Capitano? Non puoi andare lì. L'unico luogo in cui puoi andare è qui, perché sennò faresti un solo sentiero. Yes. Conte di nuovo.
puoi dire la tua battuta se vuoi. E non bastavano proprio muri, cocci di vetro, ringhiere e barre sprangate a tenerti fuori dai miei piedi, eh? Fai in fretta e non distrarre i miei coiffeur. Li pago per un lavoro di concentrazione assoluta, pettinatura messa in piega. Tocca al nostro contadino che giustamente si sposta. Quindi il capitano, esatto, il conte. Contadino. Signor conte, per l'amor di Dio, io non volevo disturbare nessuno, ma abbiamo osato di venire fino a voi qui a Frosinone per dirvi qual è la nostra sventura, che tutte le bestie vanno a rindere il bosco, c'è la maschera Michelina che arriva, ta, se la piglia, se la porta via, e io sto senza lavoro. E si va a scena 10. La scena 10 è una scena gioco ed è palla avvelenata per convincere il conte. Ok, e corrisponde al nostro gioco del sasso carta forbici. Intanto diamo la possibilità ai nostri non protagonisti, che hanno visto come sta andando, da che parte sta andando la storia, vediamo se vogliono in questo caso aiutare ancora ulteriormente il contadino oppure no. E quindi andiamo semplicemente nella zona del sasso carta forbici, o come vedete ognuno ha il proprio colore. Inizia il contadino e il conte, quindi tasto destro multilato, sceglie un lato e scegliete il vostro lato, poi darò un 3-2-1 e partirete. Quindi vado 3-2-1, via. Ed è sasso per entrambi. Sasso per entrambi, quindi parità al momento. Vediamo un attimo la stessa cosa, lo rifacciamo. Contadino si prepara con il capitano. Scelgono il loro lato e poi 3-2-1, via. Ah, in questo caso perde il nostro contadino. Quindi al momento sarebbe, diciamo, il bonus al carisma verrebbe dato soltanto al capitano. Ma andiamo a vedere un attimo i nostri non protagonisti, che cosa vogliono fare, insomma, in che modo vogliono aiutare, se vogliono aiutare il nostro contadino. Quindi magari potrebbe riprovare il sasso carta e forbici con il capitano, ma vediamo subito. Arrivano, stanno arrivando gli aiuti. Tra qualche secondo vado a chiudere, ne basterebbero pochi, ma forse non li raggiungiamo. Vado a chiudere. E sì, sono abbastanza i voti per andare ad aiutare il contadino, che ha la possibilità di riprovare. Questo non significa niente perché potrebbe perdere di nuovo. Riprovare con il capitano. E quindi nuovamente scegliete la vostra sasso carte forbici e andiamo di... Sì,
non fatelo prima che vi dica 3, 2, 1, però. Ok, quindi rifate. Prima scegliete. Riscegliete di nuovo. E quindi 3, 2, 1, via. Eh sì, attenzione perché si ribalta la situazione per il nostro contadino che vince in questo caso, quindi sconfitta per il nostro capitano. Quindi al momento l'unico che gode del bonus di questa scena sarebbe il nostro contadino di un più 3 al suo carisma. Quindi andiamo a calcolare a 0 di carisma solitamente, più il 3 della posizione in cui si trova, più altri 3 fanno 6. Il capitano, ahimè, ha solo 2 perché non si trova neanche in una posizione di Sephiroth. E invece il nostro conte ha la bellezza di 8. Quindi si verifica la possibilità di mezzo delle 3. Appunto il contadino che ha metà tra i carismi dei due personaggi. Quindi i nostri conte e capitano lasciano cadere un solo altro oggetto tra gli indizi di Poca Paglia. E andiamo a scena 13. Ci siete? State pensando ai vostri movimenti? Il contadino deve spostarsi necessariamente. Va bene, mon Dieu, la mia lacca si è asciugata a forza di sentire la tua lamentele. Il villaggio avrà la sua protezione, d'accordo? Qualche mio soldato farà delle ronde e spaventerà questa maschera micillina che tanto mi infastidisce. E io non rinuncerò alla mia tombolata col capitano. Così. Attenzione. No, era giusto. Questa volta è colpa mia. Bisognava far muovere prima il nostro capitano. Posso muovermi ora? Sì, certo. Poi, contadino, tu avevi fatto giusto, aveva sbagliato il nostro conto. Ok, prego, contadino. Così il conte ci manda dei soldati nel villaggio, grassi, con gli occhi pigri, che se mi dicevano che erano giocatori di briscola erano più credibili. E chi cerca la maschera micellina? Nessuno. E lei continua a rubare le bacche e il formaggio, e manco ci ricordiamo che dove c'è il formaggio, che è così tanto buona la caciotta di Poca Paglia, eh? E si va a scena 18. Ed entra in gioco Masino. Ah, Poca Paglia, ti sono mancato? Io dall'Africa sono tornato. Ho visto cannibali mangiare cicale, nel deserto un pazzo che beveva sale. Ho visto un pesce con dei calzari che voleva essere il re dei mari. Che in Sicilia 70 figli devi sfamare, che a Napoli a suon di ciarle puoi camminare. Dalla mattina alla sera la mente mia mai è stanca. Ho visto chi la vuol nera, ho visto chi la vuol bianca, ho visto chi pesa oltre misura e chi è grosso come una scaglia. Ho visto tanti che hanno paura,
ma mai, mai, mai come a poca paglia. Prima di far parlare il contadino, gli concediamo anche la possibilità di muoversi, perché tendenzialmente potrebbe muoversi, poi si muovono gli altri e poi eventualmente tocca di nuovo a lui. Il contadino si doveva muovere prima che entrasse, prima che dicesse la battuta il nostro Masino. Ok, quindi adesso andiamo da Capitano e Conte. Il nostro Conte non si può spostare, è bloccato. Quindi, contadino. Tu c'hai pure ragione, Masino caro. Ma che facciamo a così imbalare? Facciamo festa, facciamoci! Fiume di vino caldo con le spezie per il nostro Masino ritornato! Peppe Nie, Isa, sta cazzo e musica! Sapessi quanto siamo disgraziati? C'è stato lo spirito, la maschera micellina che ci soffia in testa e sparisce lasciandomi soltanto dietro le orme. E il conte invece è più preoccupato della sua lunga barba. Poi pure il capitano delle sue guardie che ci guarda storto, accarezzandosi i baffoni, stanno tutti accarezzati, solo la barba e i baffi, qua c'è tutta questa mania. E io non so più che pesci pigliare, capisci? Basandomi dunque su ciò che dici, sono quattro le opzioni, dico bene amici? Di uno spirito sento parlar sento, poi di un conte dal folto mento, un capitano che se te chi guarda, tu con una fifa che ad arrivar non tarda. Ma sentite bene, una soluzione c'è, perché la maschera micillina è... E adesso è il momento per i nostri non protagonisti di scegliere tra queste opzioni che ha offerto il nostro Masino chi è il colpevole, il vero colpevole che si cela dietro il mistero di Pocapaglia, e possono inserire uno se pensano che sia il capitano, due se pensano che sia il conte, tre se pensano che sia il contadino, quattro se pensano che sia lo spirito. Ricordo che al momento la diciamo infruttuosa ricerca del nostro contadino ha portato soltanto un fiasco di vino vuoto come diciamo indizio. Magari potrebbe essere un indizio fondamentale. Vediamo che cosa ne pensate voi. Stanno esprimendo i non protagonisti, già sono un po' indecisi. C'è chi ha in antipatia il capitano perché è troppo timido, c'è chi dice che invece è il contadino, chiaramente, che ha qualcosa da nascondere perché è tornato dal villaggio direttamente con un fiasco di vino e probabilmente magari c'entra lui nella sparizione. Addirittura ci stiamo avvicinando ad una parità tra questi due che appena detti. Vediamo, vediamo. Diamo ancora qualche secondo. Non è facile, non è facile. Andiamo a chiudere i voti. Andiamo a chiudere i voti e, ahimè, è una situazione di parità. È una situazione di parità tra chi dice che possa essere il capitano e invece chi pensa che il colpevole, in questo caso, possa essere il contadino. Ma l'unica cosa a cui il direttore si può aggrappare in questo momento è il fatto che la prima persona che ha votato per il capitano, quindi ci fidiamo del primo istinto che ha avuto il villaggio e chi ha avuto più tempismo, insomma, guida. Infatti, voi non potete vedere, ma il nostro capitano
si sta asciugando le lacrime per questa accusa da parte del villaggio. Quindi, bene, questa è stata la scelta per quanto riguarda i nostri non protagonisti. Vedremo se il nostro buon Masino sceglierà di seguirla o meno. Infatti andiamo a scena 20. Sì, il primo ad andare era il contadino. Quindi Masino poi invece di dire la sua battuta si è mosso. Come possono vedere anche i nostri non protagonisti, mentre i nostri protagonisti si spostano, sono arrivati tre nuovi indizi che potrebbero aiutare il buon Masino nella sua indagine. Vediamo cosa farà il conte, che si sposta. Ho ben ascoltato il vostro parere. Inizio le indagini e saranno severe. Se poca paglia chiama, risponde Masino. Saprete sdebitarvi con il vostro buon vino. Bene. Inizia il gioco della nostra scena 20, che è faccia di pietra della verità e corrisponde al nostro bene amato quiz, al nostro quiz per Masino. Quindi verrà intanto illustrate quali sono le tematiche delle domande a cui Masino dovrà rispondere. Abbiamo quindi le tematiche che sono storia, cultura pop, sport, scienze e letteratura. Nel frattempo diamo anche la possibilità ai non protagonisti di intervenire se vogliono aiutare o ostacolare le sue indagini, e il nostro Masino potrà scegliere tre domande, quindi nel senso tra queste tematiche verranno fatte tre domande, e se la domanda sarà giusta potrà girare uno degli indizi. Scegli pure una tematica. Allora, vada con la letteratura. Letteratura. Prego. Per il buon Masino. Vediamo come se la cava il buon Masino con la letteratura. E la domanda è: il classico della letteratura statunitense, La lettera scarlatta, The Scarlet Letter, pubblicato nel 1850, è stato scritto da A. J.D. Salinger, B. Nathaniel Hawthorne, C. Ernest Hemingway, D. David Foster Wallace e Mark Twain. Se la memoria non mi inganna, sulla B, Nathaniel Hawthorne, pongo la manna. E signori, il nostro Masino ne sa di letteratura, perché la risposta è esatta, esatta. La lettera scarlatta è stata scritta da Nathaniel Hawthorne. Quindi il nostro buon Masino può girare uno degli indizi. Nel frattempo già chiudiamo la possibilità ai nostri non protagonisti di
aiutare o ostacolare. Così torniamo a vedere subito qual è l'indizio che ha girato il nostro buon Masino. Gira pure una carta. Il nostro Masino trova tra gli indizi un campanaccio. Chissà che possa aiutarlo nel scoprire di chi è la colpa. Quindi andiamo con la nostra seconda domanda delle tematiche: storia, cultura pop, sport, scienze e letteratura. Ancora non ho sbirciato se i nostri non protagonisti vogliono aiutare o non aiutare, vedremo subito. Vada con la storia. Storia, andiamo subito in storia. Ed ecco qui la domanda in storia per il Masino. Devo ammettere che questa è anche abbastanza complessa. A cosa faccio riferimento quando parlo di guerra delle ossa consumatasi nel XIX secolo? A. All'epidemia diffusasi in Gambia, che colpiva principalmente i bambini. B. Ai furti ai danni del museo di Lione, compiuti dal ladro gentiluomo Honoré Ravaillac. C. A una serie di scontri tra i nativi americani, Kiowa e i colonizzatori. D. A un periodo di competizione spietata tra paleontologi per la scoperta di nuovi fossili. E. Alle competizioni illegali tra cani di razza denunciate nei dipinti di Goya. Abbiamo avuto un momento di sparizione complessiva, forse? Mi volevate emulare? Eh? Sì. Dite la verità. Il mantello dell'invisibilità. Ciao, non c'eri mancato. In tutto questo io ho capito, cioè, vi ho sempre tenuti sott'occhio, quindi tutto bene, insomma, vai, non è mai successo niente. Allora, qui la memoria non mi aiuta. Forse mi aiuterà l'ingegno. Quindi la domanda, ripeto, a cosa faccio riferimento quando parlo di guerra delle ossa consumatasi nel XIX secolo? E mentre ci rifletti, ti voglio comunicare che i nostri non protagonisti ti vogliono aiutare. Quindi, appena darai risposta a questa, avrai un'altra domanda. Poi festeggeremo insieme tutti con del buon vino di poca paglia, naturalmente offerto. Allora, io credo che sia, vado ad ingegno così. Sì. Non so se mi tornerà utile, ma non lo so. Alla D. Anche se un periodo, quindi guerra delle ossa, un periodo di competizione spietata tra paleontologi per la scoperta di nuovi fossili. E la risposta è corretta. Corretta. Come? Che succede? Quindi il nostro Masino può scegliere nuovamente dai propri indizi, girare un altro degli indizi. Il
In questo caso il nostro Masino riesce a trovare delle foglie unte di grasso. Ma passiamo direttamente alla prossima, che appunto è la penultima delle domande che ha a disposizione il nostro Masino. Adesso, insomma, andiamo velocemente, ne abbiamo due, forza. Andiamo di cultura pop, via. Andiamo di cultura pop. Cosa ha da offrire, vediamo. La cultura pop arriva subito e si parla di animazione cinematografica. Quale di queste non è una tecnica di animazione cinematografica? A. Stop motion. B. Animazione di silhouette. C. Animazione di plastilina. D. Fogli di celluloide. E. Idrotecnica. I nostri non protagonisti non provano neanche a dare una risposta perché le sanno tutte, chiaramente. E quindi ripeto la domanda: quale di queste non è una tecnica di animazione cinematografica? Vienimi in aiuto. La E, idrotecnica. La risposta è corretta anche in questo caso. È corretta anche in questo caso. No, purtroppo lo possiamo vedere soltanto noi. Il capitano ha le mani tra i capelli. O tra i baffi, insomma, a seconda dei punti di vista. Quindi, ancora una volta, il nostro Masino può girare una delle carte. Gira una carta e trova una bambola di pezza. Quindi rimane l'ultimo indizio, grazie ai nostri non protagonisti, e può scegliere tra le tematiche dette prima quale domanda. Vada di sport, via. Vada. Andiamo di sport. Sport. E arriva subito. Eccola. La Coppa Davis è una competizione di quale sport? A. Basket. B. Rugby. C. Calcio. D. Tennis. E. Golf. Qui la memoria mi viene in aiuto. Ed è la D. Ragazzi, questa volta Masino è veramente carico e non c'è niente da fare. Anche in questo caso la risposta è corretta. È corretta. E quindi può girare un altro indizio. Addirittura il nostro Conte è uscito di scena. Ha fatto... è quittato, è uscito fuori. Non lo vediamo più. Allora, trova il nostro buon Masino delle orme di stivali. Bene, adesso che ha una piena panoramica possiamo andare a vedere le caratteristiche della fortuna per il nostro Masino. Il nostro Masino si è ben posizionato, ha 3 più 3 più 3, 9, quindi hai superato la prova e puoi dire la tua battuta. Allora, sceglierò per conto mio.
Esattamente, puoi scegliere per conto tuo e quindi sulla base degli indizi trovati scegli un po', fatti un ragionamento e cerca di capire tra i quattro detti prima, capitano, conte, contadino e uno spirito, quale potrebbe essere il colpevole? La mia indagine è conclusa. Al capitano muovo l'accusa. Ok, questo consente al nostro Masino e al nostro contadino un ulteriore punto. E quindi salgono a due perché, insomma, è un colpevole possibile rispetto a quelli di prima. Le altre possibilità, e quindi segue anche la richiesta del villaggio di incolpare il nostro capitano. Quindi si va a scena 21. Anche in questo caso siamo a scena 21, quindi il primo ad andare sarà il nostro contadino. Masino. Masino sceglie di spostarsi invece di dire la sua battuta. Ottimo. Contadino nuovamente. Ok. Ecco la maschera. Dove l'avete messo il vino caldo allora, eh? Dov'è il vino? Avanti, dov'è? E quindi è il momento per il nostro inquisito capitano di dire, dopo un momento di tensione, se è davvero lui il colpevole oppure no. Ho provato a nascondermi bene, ma è vero, sono io. Attenzione, abbiamo un'ammissione di colpa per il nostro capitano, quindi un po' i sospetti di tutti, di Masino e degli abitanti di Pocapaglia erano giusti, quindi viene dato un punto ulteriore ai nostri Masino e Contadino, che arrivano a 3, ma un punto anche al nostro Conte, perché insomma non è stato accusato ingiustamente e quindi gli va anche concesso. E si va a scena 24. Masino mio, Maron, ci sei riuscito? Ma tu non sei, tu il viaggio in Africa, tu l'hai fatto, sei diventato uno sciamano andando in Africa, sai tutto. Ma no, spiegami un po' che non ho capito, come hai fatto a indovinare? Ho trovato nel bosco unto sulle foglie, ciò sul capitano il sospetto non scioglie. Di olio da usare eravate privati e di sicuro non potevate essere stati. Il cappello da guardia sul volto tirava e in un batter d'occhio aspetto cambiava. Sì, vabbè, però come mai ci tramortiva con lo sguardo? Attenzione, facciamo spostare anche gli altri, insomma, prima il nostro conte e poi infine il nostro capitano. Chiedo venia, mi sono fatto trasportare dall'emozione. Sì, della scoperta. Sì, bene. Adesso tocca al nostro contadino.
che sceglie di spostarsi. Quindi Conte. Quindi capitano. Di nuovo contadino, però ti ricordo che non puoi dire la tua battuta perché non ti trovi su una posizione di Sephiroth. Quindi di nuovo spostamento per tutti. Come dicevo, ma come mai si tramortiva con lo sguardo? Vi dava una legnata in testa con un bastone di stracci coperto. Così sentivate solo un soffio per aria svenuti dal colpo inferto. E si va a scena 26. La scena 26 è una scena bivio. Prego, andate, non avete bisogno di rispettare i turni e andate direttamente in lettura. Mio amico contadino, dobbiamo parlarne di questo vigliacco. Dobbiamo parlarne di questo vigliacco. Cosa volete farne? E lo appicciamo. Lo bruciamo, lo peliamo, lo leghiamo ad un palo da spaventapasseri, lo chiudiamo in una botte e lo facciamo rotolare. Sì, sono un po' sadico, ma vabbè, è così che siamo noi a poca paglia. Anzi no, lo mettiamo in un sacco con 6 di questi e 6 cani. Pietà. Si è sentito nascosto da qualche parte un timido pietà da parte del nostro capitano. Dovremmo scegliere di avere pietà o vedere la vendetta dove ci porterà. Ed è un momento di scelta per i nostri non protagonisti. Chissà se vorranno puntare alla pietà oppure invece no. Se vorranno la vendetta. Intanto, mentre aspettiamo la valutazione dei nostri non protagonisti, il nostro conte, che sicuramente ci sente, potreste provare a parlare? Ok, non lo sento. Neanche noi qui al paese di poca paglia lo sentiamo, ve lo dico, eh. Probabilmente... Io lo sento forte e chiaro. Ok, sì. Anche io forte e chiaro. Purtroppo, E così, ci ha separati qualcosa, ci ha separati. Non mi hanno ancora messo la fibra giù a poca paglia, io non c'è campo da me. Quindi. E andiamo a chiudere i nostri voti per i non protagonisti. Attenzione, perché... chiedono i nostri non protagonisti se è valido votare più volte, ma ahimè, no, non è possibile, vale soltanto una volta. Anche se è stato scritto per 6 volte, 2, vendetta, c'è qualcuno che è particolarmente... È colpa di quel Dracula lì. Votato. Mettetemi nei miei panni. Esatto. Allora, vediamo subito. Abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5 che vorrebbero la pietà e invece 1... e 2 che vorrebbero la vendetta. In realtà appunto i nostri pocapagliesi sono di buon cuore e votano per la pietà. Quindi la pietà dà un più 3 alla fortuna del nostro colpevole, in questo caso
del nostro capitano, che ha già 3, quindi fa 6, più 2, 8. Fortunatamente, appunto, supera 6, che era il limite minimo, e quindi si può andare tranquillamente verso la pietà. Viene dato un punto al buon Masino. E si va a scena 27. Buona scelta, contadino mio. Cosa fare di lui te lo dirò io. Le bestie subito vi restituirà e le stalle a fondo vi pulirà. E poiché nei boschi ha trovato diletto, ogni notte di fascine farà un mazzetto. Della maschera micillina il mistero è risolto. È tempo di andare, me ne dispiaccio molto. Masino parte per il giro del mondo e vi saluta con inchino profondo. E fine della nostra storia e del nostro mistero a poca paglia. E quindi il nostro Masino riesce a trionfare grazie assolutamente al contributo dei nostri non protagonisti che lo hanno supportato e hanno cercato di ostacolare in tutti i modi anche il colpevole. C'è chi ha voluto aiutarlo, c'è chi non aveva in simpatia i metodi di ricerca del nostro contadino, ma alla fine, a quanto pare, il bene, il nostro buon Masino, per quanto spaccone, ha vinto. Quindi, bene, la partita è finita, vi ringrazio per aver partecipato, grazie a tutti i giocatori, ci scusiamo per i problemi tecnici dati dal simpaticissimo Roll20 e ci rivediamo prestissimo con i prossimi appuntamenti per i non protagonisti. Grazie ancora di aver partecipato e insomma parlate a chi volete di Sephiroth e ci rivediamo qui su questo canale il prima possibile. Grazie, ciao! Ciao! Ciao!